ritrovati amici, ben ritrovate amiche. Soprattutto, amiche, soprattutto le amiche, soprattutto le amiche che ci seguono fedelmente. Poco è cambiato da che ci siamo salutati. La mia voce è sempre, va sempre peggio, ma non fa niente, io mi sforzo comunque. Cominciamo con. Siamo rimasti in tre somari. C'era la canzone, no? Siamo rimasti in tre. Giovanni De Leonardo. Buonasera a tutti. Sì. C'è anche Mauro Pantani, ciao Mauro. Ciao, ciao Carino, ciao Giovanni. Con noi questa sera l'altro pilastro del nostro programma senza pretese il programma si intende, non il pilastro, che è Pier Paolo Sergio, ma insomma vedremo di andare avanti. Grande voglia di scherzare, francamente, almeno io non ne ho. Non che la vita debba dipendere da un risultato di calcio, per carità, però si pensava che dopo quello che era accaduto in quel di Parma, dopo aver letto tutto l'elogio incondizionato per la vittoria di Parma, apro una parentesi, ma Giovanni si è consentito, dimenticando che quel Parma era una cosa semplicemente ridicola, e la prova la si è avuta quando si è andati a Cremona in campionato e si è presa una batosta non a niente. Mi sembra che sia una disfatta senza alcun appiglio giustificativo, ma ci riferiamo ovviamente soltanto a questa partita, non stiamo esprimendo un giudizio definitivo. Abbiamo visto questa partita, l'abbiamo vista giocare in un certo modo, ne conosciamo il risultato, quindi appigli per questa partita, appigli giustificativi, io non ne trovo. Un disastro sia dal punto di vista della interpretazione corale che da quella dei singoli, panchina compresa. Giovanni. Analisi amara ma corretta, c'è poco da dire, la prestazione corale, come hai detto tu, è stata deficitaria per larghi tratti della partita. Lei ci ha fatto una buona partita nei primi minuti, quando ha avuto una buonissima occasione con Coda che ha tirato addosso al portiere da pochi metri, e poi il gol annullato per pochi centimetri di fuorigioco dopo un lungo conciliabolo al VAR. I pochi centimetri di fuorigioco hanno determinato l'annullamento del gol. Poi questi sono stati due acuti del Lecce nella prima parte della partita, poi dopo non si è visto più niente, non si è visto nulla. Un Lecce che a me è sembrato abbastanza remissivo, inconcludente, non ha fatto nulla per mettere in pensiero la retroguardia della Cremonese, ma soprattutto è grave che una volta passati in svantaggio non ci sia stata una veemente reazione, almeno caratteriale, come dici tu. Anzi, Baroni, stravolgendo il modulo, passando al 4-2-3-1, ha sbilanciato la squadra, ha tolto equilibrio alla squadra, tant'è che in due contropiedi ci siamo trovati in braghe di tela nella retroguardia, e la Cremonese, peraltro il secondo gol della Cremonese è stupendo, un capolavoro, però la retroguardia leccese c'ha le sue colpe. Però Giovanni, senti i commenti, sì, ma quello ci riprova 10 volte, non lo mette, intanto l'ha messo a segno, Coda ha avuto l'occasione e non l'ha messo a segno, le differenze stanno lì. Comunque, è sempre calcio d'agosto, come lo era però anche quella partita di Parma. Attenzione, se è calcio d'agosto questo, era calcio d'agosto. Anzi, a maggior ragione, perché quella era Coppa Italia. Con la differenza, appunto, che quella era Coppa Italia, questo è campionato. Il campionato lascia qualche segno, la Coppa Italia lo sappiamo che non fa parte degli obiettivi. Mauro, allora. È quella che avete detto voi, testimonia una cosa però che bisogna, su cui bisogna porre l'accento, che la nostra è una squadra che fisicamente c'è, cioè è una squadra che corre, ma dov'è difettosa questa squadra? Stai parlando della Cremonese? No, sto parlando io ho visto correre la Cremonese. Tu hai visto correre la Cremonese perché la Cremonese correva bene, mentre invece non hai visto il Lecce sa solo correre adesso. Perché invece hai un po' di arrivare sempre secondi sulle seconde palle. No, non li ho mai visti arrivare per primi. Vedi, le partite sono belle perché ognuno le vede a modo suo. Io sì. In Lecce non ho visto mancanza di corsa o mancanza di volontà.
ho visto mancanza di creatività, ho visto mancanza di fantasia. Il Lecce ha impoverito la squadra sul piano tecnico, non avendo né uno che fa partire l'azione, né uno che la rifinisce l'azione. Io sto parlando dei due giocatori che il Lecce quest'anno non ha e che sono Taxidis dietro e Marco Mancosu davanti. Se noi si pensa che con quelli che corrono si possa fare grandi cose, ce lo dobbiamo levare dalla testa. Io ho sempre pensato che quelli che corrono sono quelli al servizio di quelli bravi, ma perché essi possano porre una cosa seria e se... Ringrazio questa bella creatura. Grazie. Ci puoi dire il tuo nome? Chiara. È sempre Chiara. Chiara, dolci e fresche acque. Pensate. Chiara è andata ad una boutique a comprare un paio di pantaloni. Sì. Non aveva tutti i soldi. E gliel'hanno tornati un po'. Gli hanno tagliato un pezzo. Però ciao, è molto Chiara. Carina. Molto carina, anche con la mascherina. Allora, molto carina, per chiudere il discorso, io volevo far intendere questo a chi magari qualche volta finge di non ascoltare ma poi ci ascolta. Bisogna che la nostra squadra venga arricchita di fantasia, di immaginazione, di creatività. La nostra squadra oggi come oggi, perché Coda ha avuto una sola palla gol? Perché nessuno ha saputo creare le palle gol. E le palle gol le creano quelli che si chiamano rifinitori. Mauro, questa tua è una puntualizzazione che riguarda in particolare qualcuno o no? L'ho detto prima, riguarda sia Taxidis dietro che faceva partire l'azione. Taxidis non l'ho liberato io, neanche Mancosu. Ma riguarda massimamente Mancosu. Riguarda Mancosu perché Mancosu, a prescindere dai gol che faceva lui, l'anno scorso, per fare un esempio che è abbastanza recente, ha fatto fare dei 22 gol che ha fatto Coda, almeno la metà gliel'ha fatti fare lui. Cioè con palle messe sulla testa a un metro dalla porta. Cioè voglio dire, il pallone è vero che ha bisogno sia dei servitori che degli architetti, perché è una verità, ma i servitori diventano importanti se c'hai gli architetti, perché senza architetti in squadra, cioè tutti i servitori, non vinci neanche come utilati di Tognocchi. Questa è una verità assoluta. E ecco, e ti spiego il perché io lo so. Potrebbe apparire un far vedere che tu avevi questo ruolo. Ragazzi, le mezze punte erano nel calcio italiano, non partendo da me, ma partendo da quelli bravi davvero, dai vari Rivera, dai vari Mazzola, dai vari... ce ne sono tanti, dagli ultimi Del Piero, Totti, Baggio, eccetera. Senza quelli, tutte le squadre fanno vedere un calcio che sembra un calcio di mutilati, non è un calcio di... almeno la vedo così. Poi Giovanni, mi pare anche tu hai dato uno sguardo ai social, hai dato uno sguardo, insomma, c'è la solita litania. Sì, però se Coda avesse messo a segno quella situazione, quell'occasione, avremmo visto probabilmente un'altra partita. Certo. Io mi rifaccio sempre al filosofo olandese. Olandese, Gullit, grande filosofo. Diceva se mia sorella avesse il pisello, sarebbe mio fratello. Sì. La differenza è che Coda non ha messo a segno quella palla. Tutto lì. Certo, se non ci fosse stato il VAR, il gol sarebbe stato convalidato, il gol del Lecce. Anche quello di Cristiano Ronaldo. Se si fossero create invece che una palla gol, se ne fossero create 5, 10, con le percentuali che ha Coda, che certo, Coda, no. Coda non ce lo dimentichiamo, è vero l'ha sbagliato, ma se ne si presentava un altro probabilmente con le percentuali di realizzazione che lui lo faceva, insomma. Però tutte e due ditemi, ma io ho l'impressione che al di là della squadra che poi è andata scemando di qualità, se possiamo usare certo. Di qualità con l'andare dei minuti, da che cosa pensate sia dipeso questo calo continuo? Coda non ha più toccato una palla
Ma come dice Mauro, se manca il rifornimento per la punta, manca il giocatore che gli fornisce le palle gol, mancano i cross al centro dell'area, cioè è chiaro che l'attaccante da solo può fare ben poco. Ieri abbiamo visto un centrocampo del Lecce penoso, cioè io quel Blin non lo so da dove è stato, dove è stato pescato questo Blin, ma ieri in assoluto plin, plin. È stato il peggiore in campo secondo me nel centrocampo. Io non so neanche chi è questo Blin, no, nemmeno io, tant'è che poi nel secondo ma tempo la stessa televisione di questo Blin non ha parlato, non esiste, non, perché non è entrato proprio in partita, ma non... per parlarne devi pure entrare in possesso di una palla, esatto, che ne so io. Lui che dovrebbe essere aveva il compito del playmaker, no? Perché era al centro del centrocampo, dei tre centrocampisti, perché c'era Hjulmand e Maier che erano le mezzali sulla mediana e Blin centrale, quello quindi che doveva fare il gioco, cioè, ma una prestazione veramente da quattro in pagella. Ma è calcio d'agosto! Ma è calcio d'agosto! No. Ho visto che hai citato... È calcio d'agosto, che diamine! Un po' di comprensione, pazienza se Brescia... Ah, in Brescia ha vinto! Sempre in agosto! Il Perugia ha vinto! Anche la Cremonese! Anche la Cremonese ad agosto! Comunque qua sono arrivati i ringraziamenti delle nostre... io ho detto ammiratrici, ma non è così! Allora, ci ringraziano per i saluti Sabrina P, Sara, poi Sabrina, poi Samantha, poi Sabrina, tutte poi Serena, S, tutte con poi la S. Susanna e poi Sabrina. Grazie a tutte. Grazie a tutte con le S. Perché sono tutte con la S. Quindi. E va bene. Allora che ci dobbiamo dire? Io ce l'ho una cosa per Mauro. Incassare, Mauro, incassare tre reti, due in contropiede. Autorizza qualche giudizio negativo sul reparto difensivo e su chi dovrebbe proteggerlo? Allora, il reparto difensivo del Lecce ha mostrato lacune. Voi immaginatevi che l'anno scorso il Lecce ha realizzato una miriade di gol e nonostante questo, è vero che le ultime tre partite hanno deciso per noi, però voglio dire, il Lecce è sempre stato in bilico per andare in A, quando con tutti i gol che ha fatto la A la doveva volare, insomma, perché ragazzi ne ha fatti tanti l'anno scorso. Questo significa che la nostra difesa anche quest'anno ha gli stessi difetti che aveva prima, perché ogni contropiede che noi facciamo, che subiamo, non facciamo, subiamo, ci troviamo sempre impreparati. Uno su due e prendiamo gol. E poi dopo, se quegli altri giocatori hanno anche giocatori bravi, perché è vero che ha fatto un gol bellissimo, ma quello ce l'ha messa lì. Cioè, voglio dire, non è quando li fa gol. Sto parlando del secondo, sto parlando del secondo, che è un gol da fantascienza. Sono quelle cose che la genialità di un giocatore. In quel, un altro, se era Blin, come hai detto? Blin. Se era Blin o Casarin o Margantin, neanche ci pensava di fare una... Certo, bisogna riconoscere che c'è stata, come devo dire, la personalità, l'intelligenza e la qualità di tentare quel colpo. Hai capito. Potrebbe non riuscire, ma è riuscito. Non bere molto, Mauro, per favore, che già sta fanno una gazzosa, comincia a dare segni di squilibrio. Allora Giovanni, qui si stanno scatenando i nostri amici che ci seguono sulla diretta Facebook. Fabrizio Negro ci saluta, buonasera, dice sconfitta. Buonasera Fabrizio. Sconfitta evitabile se avessimo avuto la squadra forte e completa in ogni reparto. Se non dovessimo vincere contro il Como, probabilmente, dice, le lotteremo per non retrocedere. Poi è ritornato lui, Alberto Tricarico. Alberto! Che non sappiamo se è tornato per le ferie estive. Ci siamo visti quest'anno. È l'uomo del Sud America, del Centro America. Della Repubblica Dominicana, ci scrive, buonasera, bentornati. Delusione per l'esordio del Lecce. Però lui dice una cosa, secondo me, interessante. Dice, sembra che la squadra, anziché rinforzarsi, si sia indebolita. E questo è quello che ha detto Mauro, perché dice
abbiamo perso in qualità senza Taxidis, senza Mancoso, quindi per lui dice la squadra si è, può essersi indebolita. Michele Molto. Detrane, salutiamo anche Michele Detrane, dice la difesa pietosa, Gabriel non sapeva a chi dare la palla, ancora Michele Vadrucci dice peggior centrocampo degli ultimi anni, è una scelta avere solo incontristi, quindi lui definisce questo, anche se Blin è arrivato qui col, non con, con l'etichetta di incontrista ma come playmaker della squadra, dice per sperare negli esterni e Coda di fare i gol, ma gli esterni attuali non hanno fatto più di 5 reti in 2, come faremo tutti i gol dell'anno scorso? E questo pure questa è una bella domanda, per ora stiamo prendendo la mira per ora prendiamo la mira, poi chissà cosa che... No, io sono convinto di una cosa, ho però, incontrato questa l'hai trovato? Ah. sì, si è venuto dalla, costa... dalla Repubblica Dominicana. Dominicana, siamo stati assieme una sera a Santa Maria al Bagno e io gli ho offerto la Cleopatra. Ah, beh. Se la doveva offrire Mauro Pantani, e gli ho offerto l'Aragosta, poi insomma abbiamo fatto anche una mangiata di ricci e lui è ripartito. Vabbè. Infatti ha scritto sono ancora qui, quindi si è riferito alla qui. Repubblica, no, penso si riferisca alla Repubblica Dominicana. Dice grande rammarico per non essere andati in Serie A lo scorso anno, quest'anno la vedo molto dura, eccetera. Però quindi, ricordati, visto che ci sei, che le, quando si mangiano le aragoste, le chele non vanno masticate e ingerite, perché possono provocare danni alla pubblicità. Che altro c'è? Vincenza Pastore sta guardando, quindi ci sta guardando pure Vincenza Pastore, che salutiamo, a posto. Siamo a posto. Va bene. La Vincenza ha perso ieri. Sì, la Vincenza ha perso il derby col Cittadella. E non accadeva da almeno 2 settimane. Da quando ha giocato con il Ponte di Legno, no? Ponte di Legno, è vero. L'amichevole allora, con Ponte di Legno. Mauro, allora questo è un centrocampo che... È un centrocampo... È stato messo in discussione anche da chi è intervenuto chiamandoci. È un centrocampo, qualcuno lo chiama macchinoso. Io lo chiamo un centrocampo di corridori. Però non è un centrocampo da costruzione. Cioè... I giocatori devono avere delle caratteristiche, ci sono quelli che hanno caratteristiche più difensive, quelle che voi avete chiamato gli incontristi, è vero, sono gli incontristi. E poi ci sono quelli, come abbiamo citato i due giocatori che avevamo l'anno scorso, che sono giocatori creativi, che hanno fantasia, immaginazione, che intendono il calcio non che ogni volta ricevi la palla la ridai indietro, poi te la ridanno e tu la ridai indietro, poi te la ridà, cioè i Rabiot, i Ramsey, schifezze di livello al mondo. Ci sono invece i giocatori che quando ricevono la palla, a secondo il momento della partita, decidono di creare un'azione offensiva. Mauro, c'è un messaggio per te. Grazie. Sabrina P dice che il più bello è Mauro Pantani. Peccato che sia così anziano, non so cosa voglio dire. Il più bello, il più bello dei belli. Allora, veniamo ad un altro argomento. Baroni a fine partita, partiamo. Baroni l'arbitro o Baroni l'allenatore? No, Baroni. Di arbitro parleremo più avanti. Questa volta all'arbitraggio non possiamo fare niente. Assolutamente. Non ce ne sono proprio. Assolutamente. Baroni. L'allenatore del Lecce ha dichiarato a fine partita, io faccio una premessa, qualcosa devo dire a caldo e può uscire anche qualche dichiarazione che Braio non ha costrutto, meglio che la sconfitta sia arrivata adesso. Io aggiungerei... Vedi che adesso siamo diventati in quattro. Guarda che è arrivato... Ci siamo moltiplicati. Siamo diventati in quattro. È arrivato il dottore dei tuoi gattini. Il bello di questa trasmissione, di tempesta. No? Che da 3 diventiamo 4, poi diventiamo 3 magari se ne va Mauro. Cioè, sì, può succedere. Se andiamo via Mauro rimaniamo 3. E non sarebbe una cattiva anche perché la stiamo tentando da anni. Lo so, non ci riusciamo. È raccomandabile. Allora, ha dichiarato meglio che la sconfitta sia arrivata adesso.
Intanto io preciserei che c'è sconfitta e sconfitta, perché questa sconfitta ottenuta e conquistata senza fare assolutamente niente di positivo per ridimensionarla o ridurla è una cosa che brucia. E poi non ho capito quale sia il vantaggio, l'utile di questa sconfitta che è arrivata alla prima giornata. Io penso che aspetti positivi una sconfitta alla prima giornata, una sconfitta di questo genere non ne presenti. Stefano. Assolutamente no, diciamo io ma mi sono... Ma non l'abbiamo presentato, il dottor Stefano Guido. Il dottor Stefano Guido. Anche il mio allievo alle scuole medie. Anche il mio medico personale. Perché è veterinario. Allora, Gavino, sì, io ho perso i primi 10 minuti di trasmissione, quindi non so il discorso su che binari... Abbiamo parlato di te. Ah, ok. Stavo dicendo, certo, la sconfitta la prima giornata, soprattutto come hai detto giustamente tu, con un gioco comunque molto, molto... quasi assente. Poi la cosa che più mi ha lasciato perplesso sono stati il secondo e il terzo gol. Il secondo gol in cui Bonaiuto ha avuto il tempo di prendere la palla, fermarsi, guardare la porta e avrebbe potuto continuare a farlo perché nessuno gli è andato incontro. E calcio d'agosto. Lo so, anche questo è vero. E poi soprattutto il terzo gol, quando il professore Pantani ci insegnava a scuola il concetto di diagonale, non sto scherzando davvero, perché comunque facciamo i tornei lì, anche Valzani ha lasciato completamente solo di andare tranquillamente in porta e gestirsi, non è stato chiuso giustamente a gestirsi dal giocatore dalle lontano. Sì. È vero. Quindi ora, Mauro Pantani poco fa ha sostenuto che ha visto un Lecce correre. Io personalmente ho visto i giocatori del Lecce arrivare sempre dopo quelli della Cremonese, soprattutto sulle seconde palle. Ora non so se questo dipenda da una condizione fisica non completa, non adeguata, o da che cosa, oppure che la Cremonese è fatta da una serie di Usain Bolt che giocano anche a pallone, o del campione olimpionico italiano Jacobs. Posso un attimo intervenire di nuovo, poi passo la parola al professore. Bonaiuto, già il primo minuto con quell'accelerazione dove ha lasciato tre giocatori fermi, ci ha fatto capire su come il binario della partita quale sarebbe stato. Già da lì il passo, comunque nessuno dei tre di difesa ha tenuto il passo in quella... No, ma la sua intenzione di ferire, di offendere. Sì. Noi quando si piglia il pallone non è che vedi uno che parte come un matto, come devi dire, venitemi dietro e prendetemi se mi volete prendere. Nessuno dei nostri, chi lo faceva questo, lo faceva Marco Mancoso. È vero. Noi avevamo questa possibilità. Stefano, abbiamo detto anche, o meglio, lo abbiamo fatto capire usando altri termini, che non abbiamo visto una squadra col coltello fra i denti, come è vero. Non c'è stata una reazione. Caratterialmente il Lecce non c'era, non si è visto. No, cioè abbiamo visto dei professionisti che sono scesi in campo, incassato il gol, hanno detto, forse hanno pensato inconsciamente, ormai è fatta. Ormai pensiamo alla prossima, sì, può essere, però come ha detto giustamente il professore, pure manco su manca, perché mo un frangente della partita, mo, non so, vabbè, che l'ho visto io, magari vi può sfuggire, in cui Coda stava solo al centro dell'area. Ha cercato come se ci fosse il Mancoso che non c'era. La possibilità di mettergli la palla. Di mettere la palla. E là non c'era nessuno, per esempio. Cose che negli ultimi almeno 4-5 anni non abbiamo visto, perché comunque avevamo sempre qualcuno che in quel momento si inseriva in aria. Speriamo che siano meccanismi che ancora devono girare. Speriamo di girare intorno. No, non giriamo intorno. Al nocciolo della questione. Marco Mancoso. Quanto ci manca e perché ci manca? Diciamo anche la nostra sulla vicenda Mancoso. Allora, dobbiamo dire la nostra, anche se comunque la vicenda oramai è chiusa, definitivamente chiusa. È chiaro che Marco Mancoso è un giocatore di talento, è un centrocampista importante, come sia Mauro che Stefano hanno sottolineato. Però è chiaro che adesso non c'è più, quindi secondo me è inutile stare a dire cosa sarebbe adesso se ci fosse ancora. Non c'è, basta. Lui già dall'anno scorso aveva manifestato l'idea di voler cambiare aria, voleva cambiare aria, lo ha detto l'anno scorso un po' più velatamente, quest'anno in modo proprio chiaro e perentorio, chiedendo un colloquio ad hoc
al presidente al ritorno dall'amichevole in Olanda. Quindi Marco Mancosu manca, è un calciatore importante, anche se oramai ha 33 anni, quindi comunque è un giocatore. Ma il problema, io non mica dico che lui potrebbe anche essere in condizioni tali da non essere più quello di prima. Non è più quello di prima. E quindi la soluzione che è stata trovata sotto certi aspetti soddisfa sia lui che la società. Certamente, certo. Ma la società però deve pensare a trovare un giocatore che abbia caratteristiche tali da assomigliare. Nessuno è uguale a un altro. Però sì, che sia capace, come faceva Marco, di creare quelle due o tre palle gol tutte le settimane. Infatti, Mauro, sia che giocava in casa che giocasse fuori. Prendo in prestito questa tua imbeccata per ricollegarmi a quello che ci scrive Michele Vadrucci, che dice: ma secondo voi sarebbe assurdo prendere un paio di giocatori di qualità a centrocampo per sfruttare meglio Coda e Rodriguez, magari cambiando modulo? Cioè lui si pone questa domanda, che pure sul modulo, su questo 4-3-3, insomma, vedremo. C'è da vedere. Però prima di chiudere questa breve parentesi su Mancosu, la chiudiamo. Devo mettere il dito su un'antica vocazione del tifoso leccese, non di tutti i tifosi. No, io ho avuto modo di leggere qualcuno che... Anch'io. Un cialtrone, lo dico che era un cialtrone, il quale dice: Mancosu è arrivato con la pelliccia di pecora ed è andato via in frac. Io ti ricordo, caro anonimo cialtrone, che Mancosu calcisticamente viene da una terra dove hanno vinto uno scudetto, un campionato italiano. Forse ti sfugge. No, poi sono cose che... No, vabbè, ma poi metterla su questo carini. Piano, il cappotto di pecora, vabbè, dai. Per dare la solita linguata alla società. Cioè, questo ragazzo, chiunque sia stato, ha pensato di dare una slinguazzata alla società offendendo. Non si offende nessuno. No, non si offende. Che se vuoi essere partecipe delle scelte societarie, lo puoi tranquillamente fare senza offendere poi nessuno. La società è stata molto elegante nella vicenda Mancosu. Non dimentichiamo che ha rinunciato alla clausola di 2 milioni e mezzo la società. Sono completamente d'accordo con te. La società avrebbe potuto dire: vuoi andare alla SPAL? Padronissimo, ma la SPAL mi deve dare 2 milioni e mezzo. Invece la società ha rinunciato alla clausola pur di far contento il giocatore. Quindi, finisco questo concetto, perché poi a me queste cose... No, è vero, fai bene a dirlo. Quando viene rispettata la volontà del giocatore, io sono contento. Perché forse a tempi tuoi non accadeva, Mauro, quando giocavi tu. Voi calciatori eravate più merce di scambio. Oggi invece la volontà del giocatore è al primo posto. Vedete Locatelli alla Juve. Che ho cambiato società tutti l'anno. Locatelli alla Juve. No, diciamolo bene. No, Mauro, non hai cambiato società tutti gli anni. Tu scappavi. Le società ti hanno mandato via ogni anno. Ma io non mi riferivo a te, riferivo ai tempi tuoi, quando i calciatori non avevano molta voce in capitolo. Ho un principio che manda a monte quello che hai detto te. Se tu guardi in Wikipedia, come si chiama? Wikipedia. Pur avendo informazioni non esatte, ti renderai conto che io in tutte le squadre che sono stato ho fatto più gol di tutti. Sì, ma questo sì, va bene, ma io a fine campionato. Io volevo soltanto dire che oggi, per fortuna, i giocatori vale molto quello che il giocatore vuole. Vedete Locatelli alla Juventus. Locatelli voleva andare alla Juventus per forza. Il Sassuolo ha perso 10 milioni perché in Inghilterra per Locatelli davano 10 milioni in più, ma il giocatore ha detto: no, io voglio andare a giocare nella Juventus. Ed è stata rispettata la volontà del giocatore, e questo è sempre positivo quando accade questo. Veniva anche prima, avveniva anche prima. È sempre successo che se il giocatore lo meritava. Allora, bisogna vedere sempre il rapporto, no? Una società. Guardate quello che ha fatto il Milan. Ragazzi, il ragazzo al Milan ha dato moltissimo. A parametro zero. Perché ha visto che questo ragazzo... Mauro,
rifletti ulteriormente. No, perché dobbiamo... il Milan non è sottostato al ricatto del procuratore. Ho capito, è diverso, ma insomma... è diverso, perché no. Il Milan era sotto ricatto da parte di un procuratore, al che Maldini gli ha detto te ne vai tu, questo il tuo procuratore noi, e i soldi, perché il Milan ha perso Donnarumma a parametro zero, come sì, ricordava, sì. Quindi non ha preso un centesimo dal passaggio di Donnarumma. Però non è bello neanche per la nazionale se Donnarumma rimarrà in panchina al Paris Saint-Germain. Questi sono fatti suoi, sono fatti suoi e del Paris Saint-Germain. Portiere della nazionale italiana, campione d'Europa. Sono fatti suoi e del Paris Saint-Germain. Sto giocando Navas. Un minuto di silenzio. Vi chiedo un minuto, un pensiero ad una persona che purtroppo non vedremo più sui campi di calcio, probabilmente. Parlo di un salentino, l'arbitro Ivan Pezzotto, che ha arbitrato Udinese e Juventus e li ha combinati di tutti i colori, no? Perché ha invalidato un gol di Cristiano Ronaldo, no? Perché solo perché era in fuorigioco. Era in fuorigioco di pochi centimetri. Esatto. Ma come? Annulli un gol a Cristiano Ronaldo perché era in fuorigioco. Ma non lo vedremo più. Hai ammonito 4 giocatori della vabbè, Pezzuto, quindi, datti una calmata, dai. Ti sei giocato molto. Futura concessionaria Fiat, non te la danno mai più. Questo è il destino. Ti ricordi quello vedi che hanno sospeso per 3-4 partite? Sì, quello lì Furno. Che a Crotone annullò un gol. Caro Ivano Pezzuto, tu hai tutta la nostra solidarietà. Solidarietà morale, però hai commesso 5-6 gravi errori. Non si tocca la mamma. La mamma va munta e non toccata. No, comunque a proposito di Juve, Mauro, tu che sei juventino, ma un portiere buono ieri è stato Szczęsny che ha combinato. Allora io questa partita non l'ho vista perché a differenza di voi. Hai fatto bene. A differenza di voi. Io accettare il ricatto della, come si chiama, DAZN, no vabbè, così. Nemmeno io ho fatto l'abbonamento a DAZN perché mi sembra una cosa strana. Io voglio aggiungere che, visto considerato che la Juventus la daranno sempre su DAZN, la vedrò quando giocherà in Coppa dei Campioni, perché mi sembra che la Coppa dei Campioni la trasmettano in... No, ma puoi anche acquistare per la Coppa dei Campioni, c'è una nuova formula. Puoi acquistare due partite, pertanto quelle ti interessano. L'andata e il ritorno del primo turno. Poi si va a casa, no? Io credo che voi, che siete due milanisti, abbiate poco da parlare. È meglio far congelare la cosa. Quando riuscirete a Francesco, sì. Perché Francesco è il nostro editore. Quest'anno può parlare solo lui. Va bene. Allora, Giovanni, noi dobbiamo ritornare però al discorso delle leggi. Tu hai infilato nel discorso il modulo, o meglio... Il modulo, questo 4-3-3... Che chiama in causa Baroni, poi appena passato in svantaggio Baroni passa al 4-2-3-1, togliendo Blin, che era veramente da togliere, inserendo Paganini. Quindi passato al 4-2-3-1, però la squadra si è squilibrata in quel momento, perché il baricentro è stato spostato in avanti e abbiamo subito questi due contropiedi che hanno poi decretato il 3-0 finale. Quindi sul modulo secondo me c'è da ragionare, però per fare quello che molti pensano, passare a due punte e mettere il trequartista, chi lo fa il trequartista? Dovrebbe farlo Hjulmand? Boh, come ha fatto per qualche partita l'anno scorso. E questi sono, quindi, questi sono gli strascichi che ci portiamo avanti dall'anno scorso. Io che sono quello che infila il dito nella piaga, tu hai citato due moduli, le tre punte oppure... Le due punte col trequartista alle spalle. Ma chi lo fa il trequartista? Moduli che non hanno funzionato. Calcio d'agosto sempre. Calcio d'agosto. Non hanno funzionato. Non stanno funzionando perché quali sarebbero state le due punte? No, ieri invece ha giocato contro, ieri solo coda. Poi è passata al 4-2-3-1 mettendo Paganini sulla linea dietro la punta, però squilibrato la squadra, Mauro. E la cosa che preoccupa adesso qui, scusate, non so se siete d'accordo,
e che Lecce ha perso 3-0 contro una modesta Cremonese, perché la Cremonese, al di là di corsa e pressing, cioè non è che abbia fatto vedere chissà che cosa. Però se tu gli lasci è una squadra modesta, secondo me è una squadra di classifica medio-bassa, non è... e abbiamo perso 3-0, quindi poi magari il campionato mi sconfesserà la Cremonese andrà in Serie A, magari no, però non mi è sembrata una squadra che al di là di tanta buona volontà abbia fatto vedere grandissime doti tecniche o tattiche in mezzo al campo. Ha fatto tre gol. Certo, no, non sono tre gol, sono tre bellissimi. Tre bei gol, ma c'è molta responsabilità del Lecce in quei tre gol. Io non sto a discutere, ma quell'altro che sappiano fare qualcosa, sanno fare. Perché quel secondo gol è magnifico. Bello, bellissimo. Il terzo gol è l'azione più bella di tutta la partita. Ma anche il primo non è da buttare via. Nessuno è da buttare via. Perché mi ha detto Mancoso segnare quei gol. Ti voglio dire. Nemmeno il primo è da buttare via. Però secondo me ci sono grosse le responsabilità. Stefano però quasi si è accennato a questo problema. Qualcuno pensa che le partenze abbiano indebolito la squadra in quanto non compensate adeguatamente dagli arrivi. Questo al momento sembrerebbe così, però come hai detto giustamente tu, ancora è calcio d'agosto, dobbiamo vedere un attimo come va. Io però il calcio d'agosto e coviamo. Credo che qualche risorsa ce l'abbiamo pure in panchina, perché almeno non credo che Meccarello sia da meno di quelli che sono andati in campo ieri, quindi forse qualche cambiamento, qualcosa si può anche fare nel ancora, visto che si parlava di cessioni, vendite o no. Beh, insomma, qua i nomi li fanno, chi dice che l'organico indebolito ci ricorda Pettinari, Anderson, Taxidis, Maggio ed infine Mancoso, Dubicas e Calderone. Beh, cioè, certo, comunque Maggio sulla fascia non credo che avremmo preso almeno uno dei due gol di ieri. Con Maggio forse ce lo saremmo evitato, o il secondo o il terzo, diciamo, perché sono partiti più o meno dalla stessa zona. Qualche volta riusciva ad arrivare prima. Taxidis a te, Taxidis comunque. Taxidis è uno di quei giocatori che molto spesso a me faceva arrabbiare, perché tutti i giocatori che sono un pochino partigiani di se stesso, a me non piacciono molto, perché uno deve essere partigiano ma per i propri compagni. Taxidis in questo era un po' presuntuosetto, ma questo non cambia il fatto che nel corso dell'annata e nel corso di ogni singola partita una o due palle, diciamo, proiettate verso la porta avversaria le dava. Cioè, voglio dire, ci sono giocatori che magari gongolano del loro saper fare, e Taxidis era uno di questi. Aveva un bel passo. Però ragazzi in campo ci sapeva stare, insomma, la palla la dava bene. Cioè, noi adesso ho visto cercare un lancio da parte di, come si chiama, lo slavo? Maier. Da qua vedo che ho detto da me, come fa a tirare una palla? Non ci arriva, insomma. Cioè, il pallone l'ha calciato in un modo tale che la traiettoria che il pallone fa deve essere una traiettoria rispondente al bisogno di quel momento. Invece la trattoria! No, nel gioco del pallone, ragazzi, sono palle che possono essere giocate a una velocità minima, perché è un momento che devi trattenere il fiato. Ci sono palle che devono essere giocate a una velocità massima, perché è il momento in cui devi approfittare delle debolezze altrui. Insomma, in linea di massima, noi abbiamo giocatori che giocano le palle sempre con la stessa forza. No. E non va bene così. Il pallone va giocato come deve essere giocato, come deve essere guidato, come deve essere indirizzato. Noi queste piccole varietà nel linguaggio di ognuno dei nostri calciatori non c'è. A me, io l'ho visto ieri, quelli che ho visto mi sono sembrati tutti quanti inquadrati. Hai presente quando c'è un burattinaio che tira le marionette con la corda, no? Questi qui, nessuno che facesse un qualche cosa che gli veniva dal cuore. E se allarghiamo comunque l'obiettivo, vediamo che sono
partite bene, ma è sempre calcio d'agosto, eh? Sono partite bene Brescia, Benevento, Cittadella e Perugia. Benevento è stato fortunatissimo. Chi? Il Benevento. Benevento è riuscito a superare una squadra, ma l'ha superata 4-3, mi sembra. Sì, 4-3. Ma gli altri hanno fatto di cose. Ed era passata in svantaggio, peraltro. Sì, una meraviglia. Se non c'era... Oh, due rigori, ragazzi. Il primo l'hanno sbagliato, ma il gol del pareggio l'ha fatto sul rigore. Sì. Cioè, voglio dire... Comunque, a parte questo Benevento che è stato baciato un po' dalla buona sorte, rimangono il Brescia, che ha vinto bene, il Cittadella, che ha vinto, e il Perugia, che ha vinto in trasferta. È da questi che ci dobbiamo guardare, calcio d'agosto. Ancora non si può dire. Io credo che Lecce troverà la quadra, e se trova la quadra con questi qui che c'ha adesso, non sarà facile. Bisogna potenziare la tecnicità della squadra. Non vedo giocatori in grado di trasformare un'azione difensiva in azione d'attacco. Non c'è nessuno che, come è partito, come si chiama quel giocatore che poi ha fatto Buonaiuto. Io ho visto partire Buonaiuto dopo 30 secondi che sembrava una spia. Cioè, voglio dire, ma com'è sto fatto? Che noi com'è? Cioè, quello che ho detto e ripeterò sempre, riusciva a fare una mezza punta come era Mancoso. Questo è il discorso. E poi non c'è neanche chi dà la palla come la davano comunque Mancoso e Tarsisi. Chi la fa girare forse? Niente, no? Niente, non so. Ma questo ragazzo Buonaiuto non è riuscito a capirlo nessuno in questa galoppata. Non si capisce. Non e allora ritorniamo ad una questione. Manca la velocità o la condizione fisica non è adeguata? Punto di domanda, Giovanni. Sicuramente è difficile pensare che al 22 di agosto ci siano già condizioni fisiche eccellenti. Ma quello ce l'aveva quello palla al piede ce l'aveva. C'è chi va prima in condizione, qui Mauro ce lo può insegnare, c'è chi va prima in condizione, c'è la squadra che arriva dopo in condizione, però qui mo ci vuole, è ancora calcio di agosto, la squadra ancora si spera sia in rodaggio, perché se questo è il vero Lecce ci mettiamo le mani fra i capelli e non se ne parla più. Però io credo che al 22 agosto sia difficile trovare la squadra che possa coniugare la forma fisica con il bel gioco, eccetera. È ancora un cantiere, la squadra è in rodaggio, per cui aspettiamo soprattutto di vederla domenica in casa con il Como che peraltro ha pareggiato a Crotone, quindi in rimonta, quindi non sarà senz'altro giocando molto bene, giocando bene, quindi queste neopromosse, l'Alessandria, il Como, secondo me daranno l'Alessandria un po' di... è stata sfigata per i due rigori contro. Hai capito te? I due rigori contro il mondo che peraltro il primo rigore l'aveva sbagliato, gliel'ha fatto ribattere pure, perché il portiere si era mosso prima, quindi sì. È vero, quindi questa partita col Como non è che viene, come dire, no, è una partita fresca, no? È una partita delicatissima, perché il Lecce deve dimostrare che le tre sberle prese a Cremona sono state un caso, si spera, siano state un caso. Quindi il Lecce deve trovare assolutamente il riscatto. Però dall'altra parte c'è un Como che, a giudicare da quel che ha fatto vedere a Crotone, non verrà certamente qui per alzare bandiera bianca, quindi sarà una partita particolarmente complicata. Che poi Mauro e Stefano, a Crotone in rimonta, sotto di 1-0, 1-1, 2-1 per il Crotone, poi 2-2, cioè, vuol dire che c'è personalità, c'è carattere, sì. C'è grinta in questa squadra, sì. Che poi è quello che noi temiamo per quel che abbiamo visto a Cremona. Certo, sì, ovviamente comunque dobbiamo vedere poi domenica contro di noi, come fuori casa, comunque dopo pure un po' di anni. Per loro è la seconda trasferta, due trasferte consecutive. Vedremo più che altro l'atteggiamento del Lecce, se comunque si cambierà qualcosa, se comunque
qualcuno recupererà meglio, di nuovo mancherà Rodriguez, no? Perché sono due giornate di squalifica, quindi ci sarà sempre di nuovo un attaccante e basta. Non avremo... Ecco, io non avremo... Rodriguez è squalificato. C'era qualcosa, non lo sapevo. No, Rodriguez è squalificato. Ma lo spagnoletto, dove lo spagnoletto è squalificato. Quando io vedevo la partita ieri, tra me dice, ma sto cazzo di Rodriguez è andato. No, è squalificato, squalificato. Ha avuto due turni di squalifica e quindi li deve scontare. Certo. Perché è così. No, quello, ecco, quello è un giocatore che effettivamente può dare una mano a Coda e può dare una mano a tutta la squadra, perché lui ha il coraggio di partire con la palla al piede. Sì, sì. Cosa sì, che sì. Noi ne abbiamo, di giocatori che partono con la palla al piede non abbiamo nessuno. Oramai hai detto che c'è ancora questo, che io pensavo fosse tornato al Real Madrid. No, è a titolo definitivo a Lecce. No, allora questo è uno che sarà una bella pedina. È a titolo giocare. Definitivo a Lecce, una bella pedina, soltanto che è squalificato, deve sveglio, disinvolto. Va bene, e gioca benino. Intanto in Serie A sono partiti alla grande sia l'Inter che la Lazio, sì, che la Roma e il Napoli. Partono col botto, sempre calcio d'agosto, e anche quello, però queste vincono e quelle altre in agosto perdono. Sono queste le quattro, poi ci sarebbe da vedere cosa sta facendo il Milan. Milan 0-0 ancora, ma è appena iniziato il primo. Il Cagliari. Cagliari ha pareggiato nel tardo pomeriggio 2-2 con lo Spezia. Cagliari-Spezia 2-2, è finito. Allora Mauro, questa Serie A come la vedi tu? Chi vedi in condizione di andare in Champions League? Allora io la Serie A, se è come è messa quest'anno, non la vedo. Sembra che qualche partita ce la fanno vedere, però dice che Mediaset, sto giocando sulle parole, dice che Mediaset ci farà vedere gratis la Coppa dei Campioni. Poi anche la Coppa Italia la dovremmo vedere gratis. Vabbè, e DAZN, se faranno tutti come noi, DAZN sarà costretta a prendersi un'improsata, sì, perché... di quelle grosse, perché quello che ci hanno fatto a noi è veramente una cosa grave, insomma, una cosa che nello spazio di noi che sono, è possibile che siano 40 anni o 30 che c'è Sky o... Quant'anni sono? Sky, forse qualcuno in meno. No. Dai tempi della terza guerra punica e che fu trasmessa in diretta. Insomma, io mi ricordo, siamo stati colpiti ferocemente, sì, tutti quanti. Comunque detto questo, quello che succederà nel calcio succederà. Stefano, come le vedi tu quelle candidate ai primi 4-5 posti? Le solite? Credo di sì, le solite, anche perché il Sassuolo si è indebolito, se no magari... Però deve avere, come dire, la contropartita da parte della Juventus per avergli dato Locatelli da pagare fra 2 anni. Che vergogna! Ma che vergogna, questo è un fatto positivo. Una società che è gode... positivo! Siero positivo! Veramente tu delle volte sbagli a fare considerazioni. Una società che gode del credito da parte di un'altra società è una cosa buona, non è una cosa e ne diventa schiavo. Io non ho letto, no, però non su vari post su internet ho letto che l'Inter c'ha ancora un buco importante nonostante aver venduto Lukaku. Non so se è vera questa notizia, è una fake news, però ho letto che c'è l'Inter ha problemi importanti. Ma ce l'hanno tutte le squadre, ma l'Inter... ragazzi, ma noi per 10 anni abbiamo vissuto come se fossimo ricchi mentre non sapeva una lira, quindi ci siamo esposti tutti, noi chi? In tutte le società, compresa la tua e quella dell'amico Giovanni, che non Giovanni, avete... Allora, no, il Milan non ha più neanche gli occhi per piangere. Sì, perché sì, no, il ma... Saccio ha detto basta. Sono tempi duri, sono tempi c'è duri. C'è un Lecce Como in programma per domenica sera. Sì. Abbiamo parlato di modulo, di rivedere alcune cose, perché altrimenti si potrebbe ricadere in quello che abbiamo già visto. A tuo parere, che cosa bisognerebbe cambiare o modificare? Bah, io dico che tutta la preparazione estiva si è basata sul 4-3-3, quindi io credo che non sia sufficiente una sconfitta, benché pesante in attesa, a determinare un cambio di modulo. Quindi io credo che
rivedremo ancora in campo il 4-3-3. Magari cambierà qualche interprete, soprattutto nella zona nevralgica del centrocampo, che è quella che al momento è quella un po' più sotto accusa, perché come ha detto Mauro è mancata la creatività, e quindi lì al centrocampo ci vuole là in mezzo qualche giocatore che illumini un po' il gioco. Quindi io penso che il modulo sarà lo stesso, però magari vedremo qualche giocatore diverso, magari vedremo Paganini dal primo minuto, potrebbe essere una... Sarebbe una soluzione che io mi auguro, ne lavoravo da ormai è un anno e due mesi, perché da quando è iniziata la preparazione. Paganini noi non l'abbiamo mai visto, cioè nel ruolo suo. Paganini è stato impiegato qualche volta come terzino sulla fascia destra, come mediano, qualche volta come mediano o come ala di fascia. Insomma, io non riesco a capire. L'avevamo visto giocare così bene nel Frosinone, evidentemente noi non si capisce niente di calcio. Quindi no, vedrei. Ma anche perché ti faccio un esempio, ora per riportare il discorso anche sulla Serie A. Allegri ha avuto la bellissima trovata, intelligente, vera, di trasformare Ramsey, che è un somaro, era un mulo da corsa, in un giocatore invece creativo, in un giocatore che organizza, pianifica, gestisce, capito? Mauro, perdonami una cosa, però Ramsey, sì. Sarri lo faceva giocare, Pirlo lo faceva giocare, Allegri lo fa giocare, allora, la nazionale gallese lo fa giocare, ma com'è che solo per te è un muro che non serve a niente? Spiegami tu. Allora, Allegri, Sarri e Pirlo non capiscono niente. Non mica lo dico io. Se te pensi che la Juventus, improvvisamente da squadra dominante, senza nessun rivale, c'è una cosa, improvvisamente... Ne prendi due che in due fanno danni per 10 o 15. Io dico che possiamo chiudere. Ma sì, dai. Volevo semplicemente suggerirti una cosa. Io ciò che la floma chiude. Se tu vai a Parabita, se vado a Parabita, chiedi Sabrina. Sabrina, Samantha, Serena, Susanna, tutte con la S. A Parabita devo andare? Sì. Perché come si dice Parabita latino? Vai. Ti ritupiti Colonio Monzese. Con i vetri della macchina chiusi. Vabbè, perché sempre, io ho sempre i vetri della macchina chiusi perché sparo il climatizzatore, quindi non posso perché tenere la perché te li scompiglia esatto. E ti vengono come i miei, così qua. Sì. Bene. Stefano, vuoi aggiungere qualcosa? Ma voglio aggiungere che comunque speriamo, siamo positivi, dai. Bravo. Siamo positivi, non partiamo già così, no. Se no fino a luglio, fino a giugno dell'anno prossimo. Fino alla fine del campionato. Io l'ho premesso all'inizio, noi stiamo giudicando una partita. Una partita. Non stiamo sindacando su quello che potrà essere. No, speriamo. È ciò che abbiamo visto, su questo possiamo discutere, il resto è ancora... Come disse una frase di, non, mi sembra di Bosco, ma non voglio dire, meglio perdere una partita 6-0 che 6 partite 1-0, quindi meglio così che sì, fare 1-0, 1-0, 1-0. Vuoi aggiungere qualcosa? Io voglio dire questo, guarda che domenica abbiamo la possibilità, hai un'occasione speciale, abbiamo la possibilità di fare una cosa gradevole a tutti gli sportivi del Lecce, ma di farne anche una vendetta personale, perché una volta Como Monza o Como Lecco, non mi ricordo come, perdemmo 7-1. Vincevamo 1-0 e avevo fatto gol io. Sei entrato tu. Sì, avevo fatto io. Sì. Dopo 10 minuti mi feci male e mi portarono in ospedale per vedere se ci avevo a farmi una lastra a un ginocchio. Vedete? Ritorno dall'ospedale così, 7-1 si era perso la partita. Ecco, se il Lecce ne facesse 5-6. Tu la devi raccontare bene. Tu eri in panchina. No. E vincevate 1-0. Poi, io. Se è entrato tu, ve ne hanno fatti 7. No. Però hai perso l'occasione, Mauro. Perché avevi promesso che avresti comunicato ufficialmente la data in cui andremo
a Santa Maria al bagno e tu ci offri quando vogliamo andarci Cleopatra, ragazzi, andiamoci quando andiamoci. Ma chi ci segue non gliene frega niente quando andremo a mangiare. Ma andiamoci quando questa situazione sarà finita. Bravo. Io invece volevo tirare in ballo Mauro, perché Mauro, scusami se ti tiro in ballo, ma volevo in chiusura ricordare un ex calciatore del Lecce che è venuto meno pochi giorni fa, Antonio Tornese, grande giocatore del Lecce negli anni 70, Mauro l'ha conosciuto come calciatore. Quindi volevo ricordarlo, perché lo ricordiamo con affetto, perché anche perché a Lecce aveva un'avviata attività commerciale, quindi era una persona salutiamo i figli e la moglie, che io l'ho conosciuto quando erano fidanzati, erano due ragazzini carini, cioè tutti noi compagni di squadra si guardavano come fossero, ha visto, i fidanzatini di Peinè, sì. Una cosa molto carina. Molto bello questo ricordo. Ricordo ad Antonio Tornese. Grazie a Stefano Guido, al dottor Stefano Guido, grazie a Mauro Pantani, grazie al dottor Giovanni De Leonardis, grazie anche all'editore che ancora è tutto tronfio di vittoria dello scudetto dell'Inter. Che poi abbiamo saputo che qualche partita anche loro l'hanno aggiustata. Se volete ci vediamo alla prossima volta, dopo Lecce. Dopo Lecce Coppa. Sperando di commentare un risultato diverso. No, dobbiamo commentare la vittoria. Ciao a tutti. Buonasera.